Ma io non è che volevo chissà che, non è che rimanevo incinta per un bacio. Volevo provare a baciare una donna. Insomma, hai presente le campane, quelle che tu senti, din don, dan, din don? Ecco, il primo bacio, una donna con Imma, io ho sentito le campane. Arrivo! Ciao Eva, come Chiara! stai? Ciao, bene! È già Natale qua, ho visto. Ma veramente non l'ho mai tolto perché questa è famiglia, è amore. Giusto. Qua ci mettiamo un mix se serve Ottimo. e qua i bicchieri per bere. Immagino che tu mi debba fare una Sì. domanda. Spostiamo il Ne muro. ho da fartene molte, però inizio con Tanto. la prima. Sì. La prima riguarda il tuo nome. Adesso sei Eva, ma in passato eri Milva. Ma guarda, sono Milva. Io sono Milva Perinoni, in arte Eva Grimaldi. Perché Eva Grimaldi? Perché comunque negli anni 80 era di moda nome d'arte, venendo da una famiglia molto povera, cattolica, praticante, era molto difficile dire ai miei genitori, mamma, papà, voglio fare l'attrice, facciamo un principe qua serve. E velocemente mi sono creata una carriera, ma all'inizio è stata molto dura. Perché comunque ho fatto la playmate del mese di Playmen, ho fatto parecchi nudi. Provo a immaginare a casa mia, famiglia cattolica, miei fratelli mi sgridavano, mia mamma non era contenta, mia mamma pensava che mi facessi suora addirittura perché andavo a scuola dalle suore. Mio fratello Francesco venne da me e mi disse: Milva, non ti dico niente perché nelle foto ti simi a volgare. Però potevi avvisarmi. Senti, ma perché non ci mettiamo di là, visto che non mangiamo, beviamo solamente Volentieri. e c'è un telegatto di là? Allora, tu sei una donna che ti sei sempre buttata in tutto, no? Hai fatto cinema, hai fatto teatro, hai fatto TV, hai fatto reali, più di uno. E anche in amore, no? Che cosa ti ha spinto a fare coming out? Non è che qualcosa mi ha spinto a fare coming out. Io non mi sono mai nascosta. Io non ho mai detto sì, sono fidanzata, sto con uno, sto con... No, ho detto sto con una persona. Infatti, prima di fare l'isola, tu andavi a vedere su internet, era tutta una foto, io Imma. Quindi tutti lo sapevano, era un po' come il segreto di Pulcinella. Faccio l'isola e per forza, quando è venuta Imma, che avevo bisogno di sentirla, ho bisogno di vederla, mi sono aggrappata come una bambina. Che dovevo dire? No, scusate, ma lei è la mia amica, sono... No, cioè non fa parte della mia etica, proprio... Si è visto che c'era l'amore. Come vi siete conosciute? Io sono andata da lei, io ho detto, quella è mia. Sai, noi donne scegliamo sempre. Sono andata al Gay Village. Sono andata al Gay Village perché stavo uscendo da un matrimonio fallimentare, perché quando tu ti separi è sempre un fallimento. Insomma, stavo molto male. E andiamo con i miei amici, gay, andiamo al Gay Village, andiamo al Gay Village, sì, andiamo, bevi, bevi, bevi. Era tutto quanto un po' stone. A un certo punto, un punto in bianco, dico a mio amico, voglio parlare con Imma Battaglia. Imma stava salutando gli assessori, i sindaci, così gli dicono, guarda, c'è Eva Grimaldi che ti vuole salutare, ti vuole parlare. E lei come fa con il suo napoletano? Chi? Eva Grimaldi? Che vuole? Non lo so, è un altro appuntamento. Siamo visti dietro le quinte, siamo fermati davanti a un piatto di patatine, ci siamo raccontate. Secondo appuntamento dove è stato? Il secondo appuntamento secondo appuntamento ho capito subito di amarla perché ho fatto tutto io, ho invitato Imma alla dependance, ospite dei miei amici e praticamente ho chiesto un bacio io a lei. Come era reagito la tua famiglia quando hai detto loro che stavi con Imma? Ma io ho fatto questa cena alla Fersan, sai il film di Fersan? Che è questa tavolata con tutti gli amici gay, ecco. Io ho ricreato la scena di Fersan, così film. Mangiamo, allora vai quando parte sull'isola, tra un po' parto, ma hai fatto questo, sì, ho fatto quello, ho fatto quello. Sapete che sull'isola, ho detto, verrà fuori tutto,
sì sì, ma figurati, però fa che sono benzinaia, sì sì, che ho fatto questo. Sto con Imma, così punto in bianco, silenzio tombale. E io sempre in silenzio. Beh, è da tanti anni che stiamo insieme, verrà fuori. Ehi, lo sapevamo, immagino che sei scema. È successo il patatrac il giorno dopo, perché l'ho cominciato mio fratello a dire, lo sai, Milva, che noi veniamo da Verona, città di provincia, la gente mormora, esco dall'isola, vado al mercato per salutare i miei fratelli, c'è tutti anziani, tutte vecchiettine lì, ma che brava, ma Imma dov'è, ma Imma dov'è? Insomma, cercavano Imma, mio fratello ha visto che erano solamente dei pregiudizi sbagliati, ha aperto le braccia a Imma e ha detto, Imma vieni qua, ti accolgo come una sorella, come una cognata. Chiara, dobbiamo andare, sai? Ah, sì. Dobbiamo andare al Gay Village, perché c'è Imma che ci sta aspettando. Facciamo un cin cin. Cin. All'amore, alla famiglia. All'amore, alla famiglia. Ecco, Chiara, lei è Imma Battaglia. Molto piacere. Ciao, Chiara. Ciao. Benvenuta. Grazie mille. Come stai? Bene, grazie. Ah. Tu stai bene? Io sto bene, sto bene. Stiamo benissimo. Poi quando arriva questo sole qui, vedi? Volevo farvi le congratulazioni per il matrimonio. Grazie, sì, ci sposiamo. No, non sono proprio convinta che puoi dire matrimonio, perché in Italia non c'è il matrimonio e sarà un'unione civile. Hai ragione. Anche se io politicamente lotto perché ci sia il matrimonio egualitario, no? Certo. Però per adesso non c'è, e anzi. Dobbiamo aspettare ancora un po'. Però insomma le unioni civili tanto le facciamo. C'è qualcosa che vorreste dire a chi non vi considera una famiglia? Beh, che... Noi siamo invece un bel esempio di famiglia, perché ci siamo presi i nostri tempi prima di dichiararci, ma non per la questione dell'omosessualità, ma perché una relazione è matura quando è solida. La famiglia, che è il luogo dell'amore, che è il luogo della progettualità, che è il luogo dove c'è e si gestisce il futuro delle persone, è assolutamente uguale per tutti e soprattutto ne hanno diritto tutti, in particolare evidentemente io e Eva, che mai come questa volta facciamo un gesto che non è soltanto evidentemente un gesto d'amore, ma vuole essere oggi più che mai un gesto politico. Sì? Ma tu hai capito quando tu mi hai chiesto la domanda, ma secondo appuntamento com'è andata? Che l'ho data subito, hai capito? Sì, che avevo capito. Boom boom, vai cin cin! Cin!